Il WebGIS è un portale costituito da mappe interattive che mostrano i beni culturali dell'Emilia-Romagna localizzati con grande precisione. Al momento sono stati censiti più di 8.000 beni architettonici e 650 archivi. Il WebGIS è consultabile tramite computer, tablet e smartphone senza necessità di scaricare un'app specifica, ma semplicemente accedendo al sito www.patrimonioculturale-r.it. Sul cellulare, l'interfaccia semplificata e leggera permette di usare il sito come un navigatore alla scoperta dei tesori che ci circondano. Selezionando un bene, si può accedere alle relative informazioni, scaricare la scheda completa, vedere le foto collegate e scegliere quale sfondo utilizzare per la navigazione. Cartografie, fotografie aeree e satellitari o mappe storiche del territorio. Il WebGIS è pensato per tutti i cittadini che desiderino scoprire il patrimonio culturale e paesaggistico del nostro territorio e promuove un turismo consapevole e sostenibile. Ne è un esempio la collaborazione con la Regione e con il CAI, che ha reso possibile l'inserimento nel portale di tutti i sentieri della rete escursionistica dell'Emilia-Romagna. Per ogni percorso è visualizzabile sia una scheda con le caratteristiche specifiche che un elenco dei beni culturali facilmente raggiungibili. Il WebGIS è inoltre un valido strumento per i tecnici delle amministrazioni impegnati sul territorio, che possono così ottenere informazioni approfondite e documenti fondamentali per il loro lavoro. Un intero archivio sempre a disposizione, anche in tasca, quando ci si reca sul campo e in caso di emergenza. Ogni utente ha la possibilità di arricchire le informazioni del WebGIS, direttamente sul posto con il cellulare o comodamente da casa. È possibile infatti compilare una semplice maschera interattiva per segnalare i beni non presenti sulla piattaforma ed allegare fotografie rappresentative. Per chi vuole approfondire maggiormente la conoscenza del patrimonio culturale, abbiamo creato un link che mette in relazione il bene con i libri che ne parlano. Una connessione a doppio senso che mette in collegamento il catalogo OPAC delle biblioteche digitali e di beni culturali registrati nel nostro portale. Il MIBACT ha attivato numerose collaborazioni con enti e associazioni per realizzare una valorizzazione condivisa e quanto più ampia possibile del patrimonio culturale. Sul WebGIS sono evidenziate le iniziative in corso promosse dal FAI e altri progetti come Wiki Loves Monuments, e molte altre collaborazioni si stanno avviando. Solo facendo squadra si vince.